Unione Sovietica, la polizia ti fermava per un controllo, tu gli mostravi una lastra e gli dicevi, sa, ho un dolorino, e loro, prego, vada. Poi andavi a casa, aprivi il giradischi, ci infilavi la lastra e la lastra che fa? Si mette a suonare e per di più musica proibita. Cioè, io non so se avete capito, ma per quanto il potere censuri, il popolo si ingegna e trova sempre delle forme alternative. Questa si chiama musica sulle ossa o sulle costole, musica nakastia, cioè nei vinili realizzati sulle lastre che permettevano di non essere addocchiati in caso di ispezioni. Ma dove si potevano comprare? Non certo nei negozi specializzati, si potevano comprare nei mercatini delle pulci, oppure in certi negozietti all'interno dei cortili, oppure semplicemente tramite il passaparola. Specialmente a San Pietroburgo i cortili sono dei mondi, pieni di negozi, negozietti, c'è di tutto, e sono mondi che turisti non vedono mai. Il suono era pessimo, ma non c'era alternativa. Che cosa si ascoltava in questi vinili fatti sulle ossa? Beh, cantautori strepitosi come Vissotsky oppure Okudžava. Ma anche musica occidentale all'epoca proibita come i Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley. In tempi più recenti Victor Zoy dei Kinò cantava «Eri pronto a dare la tua anima al rock and roll estratto dalla fotografia del diaframma di qualcun altro». Le costole furono registrate e vendute dalla fine degli anni 40 fino all'avvento dei registratori negli anni 70. Ma non solo, c'è anche il samizdat, cioè si ricopiavano a mano, oppure con l'aiuto della carta carbone, delle opere che erano soggette a censura, che poi si facevano circolare nella propria cerchia di amici, creando così un circuito alternativo rispetto a quello voluto dal regime. Queste autoedizioni si diffusero in Unione Sovietica a partire dagli anni 50. La cosa incredibile è che nel copiarli i testi a volte venivano rimaneggiati oppure corretti. Cambiava così il ruolo del lettore, che non è più qualcosa di passivo ma di attivo, in grado di modificare l'opera prima di rimetterla in circolazione. Al museo Akhmatova c'è un samizdat, quindi ci sono dei versi della poetessa scritti su corteccia di betulla che un carcerato ha realizzato perché ricordava i versi della poetessa e poi li ha scritti nell'unico supporto disponibile all'interno dei lager, appunto la corteccia di betulla. E poi c'erano i tamizdat, tam significa di là, oltre la cortina di ferro. Erano quindi delle copie prodotte nei paesi all'estero e che venivano fatti circolare in quei paesi, oppure di contrabbando venivano poi reintrodotti in Unione Sovietica. Molti romanzi di Nabokov vennero diffusi così, copie realizzate all'estero e poi introdotte nei doppi fondi di qualche valigia che ritornava in Unione Sovietica. La carta carbone permetteva di produrre al massimo 5 copie per volta. L'ultima era definita slipaia, cioè cieca. E si narra che la dissidente Lyudmila Alexeeva abbia battuto più di 5 copie per volta, ma in questo caso bisognava farlo col massimo della forza, come se si battessero dei chiodi. Ma poi possiamo anche immaginare l'euforia che poteva prendere una persona in possesso finalmente di materiale illegale e di altissima qualità letteraria la maggior parte delle volte. Perché, come dice Voltaire, la caratteristica delle censure più rigide è quella di dare credibilità alle opinioni che attacca.